la formazione e scusate, in maglia rosso-blu la Sinalunghese, in maglia bianca la Sestese, tutto pronto, siamo partiti. Sinalunghese che si presenta in campo con Marini, Pandolfi, Stolzi, Scortecci, Fanetti, Barbaglia. Attenzione, subito l'occasione per la Sinalunghese. Spataro solo davanti alla porta e c'è il vantaggio della Sinalunghese 1-0. Quando siamo appena sono trascorsi 50 secondi di gioco, una distrazione della Sestese ha favorito l'incursione di Spataro, il bomber classe 77 della Scala. La Scala prova il passaggio in profondità per Simoni, il tiro di Mancino di Castellani, davvero splendida questa azione. Castellani firma il pareggio della Sestese con un mancino imparabile al 14esimo. Spataro, la finta su Tiso, se ne va Spataro sulla sinistra, dalla parte opposta si inserisce bene Ctella, Spataro, pallone al centro per Ctella, esce benissimo Chiarugi che blocca il pallone. Simoni, Gianni di prima intenzione a cercare Castellani, Guido Castellani ruba il pallone a Fanetti, Castellani, pallone sull'esterno della rete, che occasione per la Sestese. E un arretramento nel momento in cui attenzione a Spataro davanti alla porta, non sbaglia Spataro, ancora una volta il bomber rosso-blu si è fatto trovare pronto col destro, ha battuto Chiarugi, ancora una volta rivedibile la difesa della Sestese. Ctella e va giù Ctella dopo il contatto con Ravanelli, si è lasciata andare Ctella, forse il contatto tra i due c'è stato però non tale da far cadere l'attaccante, quindi giusta la decisione di Ravara che ha lasciato correre. Arriva adesso il duplice fischio che aveva momentaneamente pareggiato il conto, si riparte con la Sestese chiamata a rincorrere, chiamata a cercare la rete del pareggio. In questo avvio di campionato comunque si sta facendo intendere. Ottimo il lancio di Ctella per Spataro, parte ancora in posizione regolare Spataro davanti a Chiarugi, Chiarugi salva con la mano aperta e Mori è provvidenziale. Spataro ha sfiorato la tripletta. Ctella, gran aggancio di Ctella, affronta Lazzari, Ctella, Ctella, Veronica di Ctella col mancino, Ctella il tiro sopra la traversa, capitano Ravanelli della Scala col tacco per Simoni, dribbling su Montagnoli, lascia correre il direttore di gara dopo che Simoni era finito a terra. Si incarica Ravanelli di battere la rimessa laterale, sarà probabilmente una rimessa laterale lunga se lui, anzi no, opta per la soluzione corta per Torrente. Ravanelli poi mette al centro, Marini non trattiene, Castellani sulla ribattuta allontana e c'è la rete di Castellani, Guido, doppietta anche per Guido Castellani che trova la rete del pareggio quando siamo al 33esimo minuto della ripresa. Bonfanti Andrea, Castellani crossa verso il secondo palo, Simoni e la rete della Sestese che sorpassa, Simoni raccoglie il cross di Matteo Castellani e parte in vantaggio la squadra di Gutili. Davvero un 1-2 micidiale della squadra di casa. Bonfanti, lancio di Torrente per Castellani, Castellani davanti a Marini ed è 4-2 per la Sestese. Arriva la doppietta di Castellani, un destro imparabile sul servizio di Torrente. Sestese che adesso prende il largo. Senza fallo, quindi tre sostituzioni. C'è intanto un cartellino da parte del direttore di gara. Ad avvicinarsi alla metà campo avversaria, Gutili chiama l'arbitro dicendo che ha dato 3 minuti di recupero. Erano trascorsi da 30 secondi, 3 minuti di recupero. La Sestese vince nella quinta giornata di campionato, batte per 4-2 la Sinalunghese.